Si dice responsabile giovanile del Partito Democratico, due giorni di incontri e un seminario soprattutto incentrato sulle problematiche giovanili. Quali sono i punti sui quali il Partito Democratico punta? Sì, allora dividiamo, diciamo, il tavolo tematico in due ore, è diviso in tre sottotematiche. La prima la dedichiamo ai giovani amministratori, quindi iniziamo a fare rete, diciamo, chiamiamo giovani amministratori al confronto, facciamo rete. E diciamo da Senerchi a Baiano ci saranno molte adesioni, abbiamo avuto dei giovani amministratori e chiedono proprio un luogo di confronto dove comunque portare le istanze del territorio e quindi discuterle. E il Partito Democratico penso che è uno dei partiti comunque che riesce a fare al meglio questo compito. E dalla conferenza programmatica lanceremo comunque un programma, gireremo nei territori, abbiamo diviso comunque la provincia in una serie di blocchi, di unioni proprio dei comuni, quello che anche il governo diciamo cerca, e questo lo faremo soprattutto con i giovani amministratori. La seconda parte invece è dedicata al Forum dei Giovani, quindi chiediamo l'aiuto di Stefano Longo, il presidente dei Forum dei Giovani di Avellino, a cercare di far riattivare dei Forum dei Giovani ormai comunque chiusi. Infatti nella provincia di Avellino sono davvero pochi adesso i Forum dei Giovani attivi, che qualcuno comunque ancora diciamo costituito, però non è attivo, quindi non funziona. E il terzo punto invece è su garanzia ai giovani, quindi parleremo del programma diciamo attuato con i fondi europei, e un dato che teniamo oggi comunque a chiarire è che soltanto 33 comuni sui 118 al momento possono attivare i tirocini. Infatti nel Burkina del 24 novembre c'è solo la presenza di 33 comuni. Non so da ottobre a novembre quanti comuni comunque hanno attivato il tirocinio, però penso che sia poco, il 33%, visto che c'era la possibilità di attivare comunque dei tirocini per i ragazzi dai 15 ai 20 ai 29 anni. E penso che potrebbe essere un'occasione comunque sprecata, soprattutto per i giovani che non hanno occupazione, non seguono corsi di formazione.